Dopo le incertezze dei giorni scorsi, le richieste del mondo politico e gli appelli di quello culturale, mercoledì è infatti arrivato l'annuncio sul Salone del Mobile 2021. La 59esima edizione sarà in programma dal 5 al 10 settembre, con tante iniziative volte a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende, oltre che attente a riprendere il filo di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati, come specifica la nota della manifestazione. Come sarà la versione non lo abbiamo ancora capito, però sarà un evento molto attrattivo, lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito della inedita versione settembrina del Salone del Mobile, che è stata appunto annunciata mercoledì. L'espressa soddisfazione per il fatto che a settembre si terrà il Salone del Mobile, anche se in versione insomma ridotta. Sì, e come sarà la versione? Diciamo che non abbiamo ancora capito, però certamente sarà un evento molto attrattivo. E per noi settembre è importantissimo, perché a settembre c'è il salone, ma c'è anche la pre-COP26, c'è l'incontro dei giovani per la COP, quindi oggettivamente sento quelli della moda che puntano già su ripartire a giugno. Io penso che settembre sarà veramente il mese importante per mostrare la voglia di ricominciare di Milano.